Ciao a tutte, oggi facciamo un nuovo video che è quello della miscelazione dei colori per fare il one stroke, il one move o il flat, come dir si voglia. Allora, avete visto oggi anche che bella, che bello sfondo con Tom e Jerry. Allora, questa è la mia bellissima tavolozza. Allora, io utilizzo questi colori, vi avevo già fatto un video inerente proprio a questo argomento. Allora, la densità di questi colori è già pronta, quindi non ci serve aggiungere acqua per fare il Roi Mauve. Allora, si utilizzano due colori, prevalentemente uno chiaro e uno scuro, in modo che si possa vedere la differenza con la sfumatura. Allora, dopo aver usato i due colori, pennello. Allora, io utilizzo quello obliquo. Ok? Questo è il One Move 1, che secondo me potrebbe essere un 3 come numero. Ok? Se vi trovate meglio con quello quadrato, usate pure quello, non è un problema, insomma, con quello che vi trovate meglio. Quindi, la sfumatura si fa metà pennello, calcolate metà pennello, avviciniamo un po' così, riuscite a vedere, metà del pennello lo facciamo nella parte corta col colore scuro, la metà sopra con il colore chiaro. Quindi, controllate bene di fare la metà perfetta quando andate a prendere il colore. Prelevate un po'. Ok, metà. Lo giro e prendo per l'altra metà il colore chiaro. Quindi già così abbiamo fatto, vedete che si è formata tipo una V al centro. Ok, deve essere così. Una volta fatto questo, accarezziamo la mano una volta, due, ok, e poi prendiamo una tip e facciamo una prova. Ok, e vediamo se il colore è andato bene. Vedete che la sfumatura è venuta perfetta. Ok, quindi ricapitolando, pennello si pulisce poi così, non schiacciando in fondo. Io faccio sempre così, sempre a lato, mai, se no aprite tutte le setole. Ok, come si asciuga il pennello? Non così, così, in questo modo. Mi raccomando, non così, non così, se no aprite tutte le setole. Ok, ne apriamo bene in modo che possano ricevere il colore. E di nuovo facciamo metà del colore, metà dell'altro, e poi a 45 con il pennello si accarezza. Io lo faccio sul palmo della mano perché secondo me è molto più comodo. Ok, e poi iniziate a fare i vostri decori, insomma. Ok, questa è un po' la miscelazione dei colori. Se doveste per caso avere dei colori più compatti come i Polycolor, i My Mary, eccetera, tutti quelli che sono molto più compatti come colore, dovete aggiungere acqua tanto da avere questa densità.
è proprio morbida, ok? Questa è la densità di questo colore, proprio morbida morbida. Ok, spero che vi sia stato utile e al prossimo video. Ciao!